Stanno facendo una cosa che va un po' oltre quello che devono fare, stanno mettendo la loro presenza personale, e questa presenza non è una presenza di medio profilo, perché in genere si delega al segretario provinciale e si guarda un po' da lontano. Sono venuti in prima persona, hanno detto parole forti, e il mio modo per ringraziarli è stato il vostro applauso e il mio ringraziamento personale, dicendo solo che il mio peggior difetto in politica è che sono uno di parola. Io allora ho dato una parola e sanno che su quella parola potranno contarci. Purtroppo in politica è un difetto, però io stasera volevo solo parlare dei miei difetti, perché non mi andava di parlare degli altri, e devo dire, vorrei aggiungere anche poche cose sul programma, facendo solo due o tre passaggi. Intanto c'è anche una cosa, io di personale ci metto una cosa: se vinco, Carturale vince sempre, quindi è tutto scontato. Però se perdo, si chiude un ciclo, si chiude il mio ciclo personale, la mia esperienza. E spesso vale la regola che forse è meglio appendere gli scappini al chiodo quando sei imbattuto, e non dopo aver preso qualche sonora batosta. Però ho guardato anche dietro e ho detto che mica ho vinto sempre io. Quindi voglio dire, ho vinto qualche partita importante, ho vinto le elezioni insieme a voi, e quindi questa volta si può continuare a fare un ragionamento. Io voglio dire questo, vedete, l'ho detto un po' di volte in questi giorni perché ho già incontrato tanti di voi, però stasera consentitemelo ancora una volta, siamo la fotografia del nostro elettorato, perché non sono venuti solo uno per famiglia a sentirci, ma sono venute le famiglie, perché la nostra gente sono le famiglie, fatti di bambini, uomini e donne, di famiglie. Io vi ringrazio stasera per essere qui un'oretta insieme a noi, perché comunque ci vuole anche coraggio per andare una serata ad ascoltare di politica. Però anche loro hanno detto una cosa importante, che i danni che si sono fatti in questi 4-5 anni, guardate che non rimarranno fermi, cioè non è che la città si è fermata, ci vorrà del tempo per rimetterla in piedi. E io faccio solo un esempio: noi abbiamo il sistema burocratico del palazzo della città che si è frantumato, si è schiantato. E guardate, non è la storia dei grandi progetti, che secondo me si devono fare pure i grandi progetti, perché ci vogliono i piccoli grandi progetti, ma per chi ha una cariola, e qua dentro di voi, io sapete che cosa significa una cariola, chi ha un'attività economica a cisterna e vuole spendere qualche cosina, e di soldi suoi, non di quelli del comune del palazzo, e vuole mettere in moto la sua attività, per fare un lavoro al comune cisterna ci vuole un anno e mezzo. E poi noi dobbiamo stare a pensare come facciamo a trovare lavoro per i nostri figli. E guardate che per rimettere in moto quella macchina, non è che dopo domani ci arriva Carturale che c'ha un cuore grosso, la bacchetta magica li rimette in moto. Ci vuole tempo. Sulla questione della collettività, noi dobbiamo lavorare per far crescere la città. E allora vedete, io devo ringraziare le tante donne che si sono messi a disposizione nelle nostre liste, sono più di 50, noi non ne abbiamo il minimo, ne abbiamo di più del minimo, e il primo applauso che voglio fare va per loro, perché loro sono il veicolo del mio successo elettorale. Grazie alle tante donne che hanno scelto di venire in lista, e vi assicuro non ci abbiamo manco un riempitivo, sono tutte donne che fanno il loro dovere, dove meglio credo e dove vogliono, nel lavoro, in famiglia, nella società, in attesa di occupazione, ma non c'è nessuna che è stata chiamata e gli è stato detto te metti in lista per riempire, è stata chiamata e accettato di stare in lista perché vuole dare il suo contributo per far ricrescere Cisterna. Vedete, io ho fatto anche fatica, soprattutto per i nuovi, a spiegargli un po' di cose. Dice, ma vabbè, parlano male. Meno male che parlano male, noi non parliamo male degli altri, noi vi invitiamo di andarli a sentire, però incomincia a essere tardi,
perché io ancora non li ho sentiti, ancora non li ho visti, ancora stanno a discutere su come far fuori il sindaco uscente con il quale sono stati al tavolo insieme a lui fino ad oggi, e come fare un sindaco nuovo che si mettono i piedi a vicenda. E mi dispiace solo sentir dire che si parli male di me. Io non parlo male di loro, vi invito ad andarli a sentire. Tre cose però. Le buche, io ho già spiegato 1500 volte, ma i cistenesi lo sanno, e quindi non abbiate paura delle buche. Che le buche servivano per rimettere e ricostruire un pezzo di città, cioè c'era il vecchio consorzio agrario. E poi pensavo come si è fatto lo stadio nuovo, come si sta facendo il palazzetto dello sport, e mi dispiace che non sia ancora finito, di fare anche il teatro. Dopodiché io so che dare il mio volto del prete, ma non del prete che sono qui presenti stasera, ma che era presente in un'altra riunione, partì il suo tecnico Bertardini e andava a comprare a Roma. È tornato, sale silenzio, è tornato ed ha comprato per Settimio Chierucci, nostro concittadino. Settimio Chierucci non aveva abbastanza risorse economiche e ha detto: ma io mi prendo tale Perrozzi che ha notevoli fondi e ci dà una mano a fare sta cosa. Poi è accaduto che Perrozzi, per suoi problemi personali, e a me dispiace di questo, non ha potuto far fronte all'impegno. E allora venne Luigi Paoletti, che purtroppo è morto, con un altro imprenditore che venne in consiglio comunale, di cui ricordo il nome, e abbiamo scoperto che pure dopo quello era malandrino. Adesso Settimio Chierucci ha come azionista di riferimento il mio amico Domenico Capitani. Lì sopra non è che ci vogliono fare 5 piani, ci vogliono fare 50.000 metri cubici di cemento, ma non si sono messi d'accordo, non è un problema mio. Allora, siccome nel parlare male mi si dà la colpa a me, io ho detto con chiarezza che nei primi 100 giorni la buca a fianco alla chiesa si sviana e si fanno due campi di calcetto. Bravo! Nella buca di proprietà del privato è giusto che costruiscano quello che per legge, e credetemi, se possono anche qualcosa in più, nella buca del cinema che è del comune, se si sbrigano a spiegarci che ci vogliono fare bene, se no spieghiamo pure quelle, così si capisce che qualcun altro non c'è interesse. Corso a doppio senso nei primi 100 giorni, cisterna vecchia penalizzata gradualmente con le fraschette, e poi il sacco di roba, perché noi abbiamo le idee per costruire piano piano questa città. Latina è un esempio che cito sempre, ha fatto le illuminazioni nelle strade extraurbane da tutte le parti, è ora che noi facciamo le luci al centro e fuori cisterna, e le faremo gradualmente. Dopodiché io ho un sogno soltanto di vedere questa città che cresca intorno alla cultura, e consentitemi, finendo, guardate che stasera ci sta un po' di gente che non ci vota, perché io conosco quelli che ci stanno, sperando che hanno registrato bene ciò che ho detto, e ricordando però che io non ho parlato male degli altri, perché da 20 anni in cisterna, e questo è il problema, è vero che sono vecchio, si sentono due cose, quello che dice Carturanne e quello che fa Carturanne, quello che dice male che fa Carturanne e quello che dice male Carturanne, ma io agli altri non ho mai sentito, e io preferisco qualcuno che si sente a qualcuno che non si vede, come la talpa. Quindi se riuscite a trovarli, andatevi a sentire.